Joe, and then you'll die. Bentornati su Plasticolando. Oggi il Corriere mi ha consegnato il pacchetto che ho ordinato su AliExpress, inerente un kit della Mime Front 46. Del, perdonate la pronuncia, non conosco bene il tedesco, della ditta Mime, il Gefechtroboter Hammerschlag Schwabenland Army Front 46, in 1 a 35 come scala, kit numero 35331, che rappresenta un figurino con il suo mecha durante una pausa. Sicuramente il kit è una copia cinese della linea di prodotti originale, infatti il prezzo e la qualità stessa sono molto bassi. A questo punto posso immaginare che ci siano persone che non vedono di buon occhio questo tipo di acquisti, di prodotti costruiti in Cina, spesso copie di modelli di marche occidentali, fatte con una qualità decisamente inferiore, se non addirittura pessime. Inoltre c'è anche chi giustamente sostiene che facendo così non si aiutano i nostri negozianti del settore. Se anche in parte concordo, c'è però da dire due cose. La prima è che i prezzi cinesi sono decisamente più bassi e non sempre si è disposti a spendere 50, 100 o anche più euro per un kit, specialmente in periodi di crisi economica. Perciò o lo si compra dai cinesi ad un prezzo che in molti casi è più basso del 30-40% e alle volte anche di più, oppure non lo si compra affatto. In entrambi questi casi al negoziante italiano non entrerebbe comunque un centesimo e quindi per lui non cambia nulla. E il secondo motivo è, come in questo caso, avere quella che si chiama un'anteprima del prodotto, anche se è qualitativamente molto più scarso. Prima di buttarsi nell'acquisto di qualcosa di sconosciuto, non avendo mai preso niente della Mime, volevo farmi un'idea di quello con cui avrei avuto a che fare prima di spendere molte decine di euro a scatola chiusa. Ovviamente l'idea non è tanto farsela sulla qualità del kit, di cui già sappiamo la risposta, ma su quello che viene definito il toccare con mano. Un conto è vedere una foto in internet e l'altro è avere sulla scrivania il kit finito e verificare l'impatto visivo, le sensazioni che può dare. Solo a quel punto si può effettivamente avere un'idea precisa se ne valga la pena acquistare il kit originale e successivamente anche altri kit di quella stessa marca, oppure tirare i remi in barca e passare ad altri prodotti. Vabbè, a questo punto iniziamo l'unboxing e vediamo insieme cos'è arrivato. Questo è il pacchetto che mi è arrivato, piccolino. Proviamo a vedere cosa c'è dentro. In effetti è una scala 1 a 35. Il kit è completamente in resina, comprende un figurino e il robot. Il kit è suddiviso in tre sacchettini di plastica e adesso proviamo a vedere un attimino che cosa abbiamo qua. La resina è molto leggera, la qualità non sembra elevata e soprattutto vedo queste parti lucide che identificano una trasudazione della resina, quindi classico di resine di basso valore. Ma poi anche annusando sento uno strano odore come di qualcosa di chimico, non saprei esattamente come definirlo. Beh, intanto vediamo cosa abbiamo nei pacchettini. Allora, questo è l'arma, il cannoncino, e come possiamo vedere, a parte le innumerevoli sbavature che bisognerà poi ripulire, abbiamo prima di tutto la canna storta. Dopodiché c'è una differenza tra il vero kit e questo qua per quanto riguarda la culatta del cannoncino, perché
sembra essere completamente diversa. E anche qui la resina è estremamente lucida in quasi tutti i punti. Ecco fatto, questi qui sono il coperchio apribile. Qui abbiamo anche delle piccole parti che sono scheggiate, che rappresenterebbero il gancio del coperchio. Vediamo a questo punto, vediamo di provare a unire le due semi parti del corpo e vediamo che cosa succede. Sicuramente la qualità non è proprio il massimo di questo kit. Infatti vediamo qui come le due parti non coincidono perfettamente, lasciano delle aperture lungo tutto il bordo. Qui ci sarà molto lavoro da fare per quanto riguarda stuccature e riempimento di queste aperture. Anche qui in questo caso vediamo la resina, non so se si riesce a vedere dal video, la resina molto lucida che trasuda. E anche analizzando le parti qua intorno al supporto delle gambe notiamo che la qualità dei dettagli non è proprio il massimo. Vabbè, l'unica parte che sicuramente è la meno peggio, almeno così a occhio, nonostante anche in questo caso abbiamo la resina che trasuda, sembrerebbe essere il figurino, che sembra abbastanza non è male. L'unica cosa è vedere proprio il discorso della resina, che purtroppo lascia molto a desiderare. E se andiamo a vedere altre componenti qui proprio, come dovreste notare, vedete quanto è lucida questa parte, queste parti qua, proprio anche qui guardate che roba. Queste resine qui sono proprio di basso livello, anche qua. Queste parti qui sono completamente, diciamo, di scarsissimo valore. Vediamo un attimino il discorso delle gambe e di tutta i meccanismi. Anche qui la resina è lucida e nella scatola non è arrivato nessun tipo di foglietto di istruzioni, per cui dovremo andare un po' a occhio. Qui ci sono delle piccolissime parti, dovrebbero essere dei ganci del coperchio che tengono il coperchio, ganci che dovrebbero andare in questa posizione dalle foto che ho visto in internet. Meglio metterle prima di perderle. Eccoli qua, facevano parte di questa sezione che si sono staccate, probabilmente muovendole col trasporto. E a questo punto, anche qui, guardate che roba. Sembra proprio, al tatto non sembra, ma guardando così è lucidissimo. Sembrerebbe quasi bagnata questa resina. È assurdo, veramente. La qualità di questo kit, anche se i dettagli sembrerebbero così a occhio, fatti abbastanza bene, probabilmente una copia dell'originale, ma se il materiale è scarso, probabilmente non verrà fuori un bel lavoro, soprattutto le parti di unione che non coincidono per niente. Vediamo il coperchio. Guardate, non coincide assolutamente.
Assurdo, rimane tutto aperto lungo tutto il bordo. Certo, uno lo può fare in posizione aperta e non si nota, ma se uno volesse farlo in modalità combattimento, in questo caso dovrebbe fare un pesante lavoro di rifinitura, perché qui non ci siamo proprio. Come potete vedere, rimane tutto il bordo aperto. Vabbè. A questo punto proverò ad assemblarlo così a secco, senza eseguire particolari, nessun tipo di modifica. E nel prossimo video vediamo un attimino che cosa salta fuori, ma anche se ho già una precisa idea. A questo punto termino qui questa prima parte di questo video. E vi attendo nella seconda parte dove procederò a mostrare l'assemblaggio, di questo modello. Siamo arrivati alla fine, quindi ci vediamo nel prossimo video. Vi invito tutti ad iscrivervi e ad attivare la campanella, così che verrete avvisati ogni volta che uscirà un mio nuovo video. Infine, vi chiedo di non dimenticarvi di mettere un mi piace e se volete anche un commento, così mi aiutate a migliorare, fatemi sapere cosa vi è piaciuto e cosa invece no, in modo da far crescere il canale. Vi saluto tutti quanti e se mi scriverete non mancherò assolutamente di rispondervi. Quindi, da Plasticolando, al prossimo video. Ciao!